Questa mattina ci siamo già occupati del quartiere San Pietro, le lavatrici di Genova Pra. Abbiamo avuto qui ospiti due abitanti che ci hanno raccontato della storia di questo importante quartiere della città di Genova e di che cosa è accaduto adesso. Ne parliamo ancora anche con Fabio Tosi, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Intanto benvenuto, benvenuto Fabio Tosi. Grazie, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i concittadini. Buongiorno, allora il tema è caldo, avete dedicato anche un comunicato ieri alla demolizione delle lavatrici, l'annuncio è stato dato dal governatore regionale Giovanni Toti e ovviamente gli abitanti sono contrari e anche voi avete detto la vostra. Cerchiamo di capire, di fare il punto sulla situazione. Molto volentieri. Intanto ho seguito l'intervento dei cittadini del quartiere che sono intervenuti un'oretta fa presso i vostri studi e vi dico che io settimana prossima sarò da loro perché voglio anche vedere, prendere visione della situazione. La cosa che veramente mi ha lasciato con l'amaro in bocca è che quando un presidente di regione fa una sparata del genere, o non sa quello che dice, o non si rende conto del danno che può causare, oppure non sa neanche quanto e quale allarmismo può creare in questi cittadini. Quindi noi l'abbiamo trovata veramente una dichiarazione fuori luogo, anche perché personalmente sono convinto che il presidente di regione non conosca neanche la reale situazione del quartiere in oggetto. E magari sa qual è il quartiere perché l'ha visto passando dall'autostrada. Quindi io sono rimasto veramente amareggiato perché se mi metto nei panni di questi cittadini e sentirsi dire una cosa del genere senza alcun contatto tra i diretti interessati, la ritengo una follia. E quindi ho presentato un atto perché dopo l'intervento dei comitati e dei cittadini che chiedevano chiarimenti al governatore, non mi risulta che ci sia stata più alcuna dichiarazione o chiarimento dallo stesso e quindi ne discuteremo nell'aula del Consiglio regionale che finalmente tornerà a lavorare come era nella situazione pre-Covid, quindi torneremo a lavorare in presenza dalla prossima seduta. Bene, allora in attesa che appunto gli abitanti delle lavatrici abbiano il supporto anche da parte della politica, poi magari su questo tema ci aggiorneremo nelle prossime Ma settimane perché. le aggiungo, scusi, un'altra cosa se posso, Sì. è che tra l'altro il Comune di Genova ha predisposto e si stanno facendo anche determinati lavori di manutenzione. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè bisogna sempre stare attenti, però poi per l'amor di Dio, se il presidente Toti fa così va benissimo, si è già messo contro determinati sindaci qualche settimana fa, adesso si mette contro dei cittadini, quindi va bene così, continui così, presidente. Ascolti, a proposito di presidente e di regionali, ieri sera noi per primi abbiamo dato così, c'è giunta voce che il candidato della compagine vostra insieme a centrosinistra sarà Ariel Dello Strologo, ce lo conferma? Non lo confermo perché non c'è nessuna dichiarazione da parte di nessun esponente del PD. Quindi, secondo me, mi dispiace per questa persona che ritengo di alto profilo, ma mi dispiace per lui perché mi sa che è stato buttato un po' così in mezzo al discorso senza una condivisione che non c'è stata in nessun tavolo. Non siete E quindi stati interpellati su questo argomento, quindi? non è un nome che è stato affrontato in nessun tavolo. Noi stiamo lavorando con la nostra delegazione, con le delegazioni di tutti gli altri partiti o movimenti politici al programma. Stiamo chiudendo il programma e vogliamo chiudere al più presto anche il tema del candidato presidente, ma in nessun tavolo è stato presentato questo nome.
I nomi che si sono fatti sono stati tanti ovviamente in questo periodo sulla stampa e noi stessi poi ne abbiamo dato eco, ma dell'astrologo è un nome che aggrada il movimento? Noi non l'abbiamo sentito nessun tavolo, lo abbiamo appreso da voi ieri sera e tra l'altro ad oggi non c'è nessuna dichiarazione di nessun esponente del Partito Democratico, quindi mi sa che per il momento si parla del nulla. Ok, io ringrazio Fabio Tosi, allora poi magari ci riaggiorneremo su questo tema, senz'altro quello dei regionali, ma anche su quello delle lavatrici che noi stiamo seguendo in particolar modo dalla parte dei cittadini. Grazie Fabio Tosi, buona grazie giornata. Grazie a voi, buongiorno.